Ciao ragazze, eccomi qua, oggi nuovo video. Oggi farò un video tag sulle serie TV, che quando l'ho visto ho letto le domande, ho detto devo assolutamente farlo. Poi una patita come me di serie TV che se le guarda praticamente dalla mattina alla sera non poteva non farlo. Quindi incominciamo subito. Prima domanda, la serie che a memoria ricordi di aver visto per prima? Più che altro ricordo più di una serie, però non mi ricordo quale ho visto per prima. Io mi ricordo Zack e Cody al Grand Hotel. Anna Montana, cioè ero già più grandicella, diciamo. Poi quello dei Maghi di Waverly, quelli con Selena Gomez, mi sembra che era. Poi che altre serie TV? Vabbè, Una mamma per amica, non potevo che guardarla assolutamente. Ma sinceramente, una in particolare con cui ho cominciato, non me la ricordo perché comunque. Vedendo Disney Channel, cioè le seguivo più che altro tutte quante insieme, quindi non c'è proprio una che mi ricordo con cui ho cominciato. Domanda numero 2. Serie che stai seguendo al momento? Allora, adesso vi faccio fare un bel tuffo nel passato perché sto seguendo due serie TV che sono degli anni 90, che sono no, una serie TV degli anni 90 e l'altra no, è più moderna. Allora, quella degli anni 90 che sto guardando è, come si chiama? Friends. Sto guardando Friends. E poi sto guardando Modern Family, che sono due serie TV che sicuramente conoscete tutti quanti. Li sto guardando su Netflix. Domanda numero 3. I due personaggi maschili e femminili che hai più amato e odiato delle serie TV? Allora, i due personaggi maschili che ho più amato. Allora, sicuramente Lucifer Morningstar di Lucifer, cioè, è bellissimo, simpaticissimo, fa un sacco di battute, cioè a me fa morire da ridere, e quindi che è più amato sicuramente lui. E un altro personaggio serie TV che ho amato, mi viene in mente, nella serie TV Le regole di un delitto perfetto, How to Get Away with Murder. Mi viene in mente, però adesso non mi ricordo il nome, praticamente, eccomi qui, sono andata a cercarlo. Comunque, in How to Get Away with Murder, Connor, no, non Connor, Oliver, il fidanzato di Connor, a me, lui, prima di tutto un bellissimo ragazzo, ma poi mi fa morire dal ridere anche lui. Poi il modo in cui comunque si prende cura del suo fidanzato, che cerca sempre di proteggerlo, di aiutarlo. A lui l'ho amato tantissimo. Poi due personaggi femminili che ho amato nelle serie TV, a me viene in mente in Jane the Virgin, la mamma di Jane che si chiamava. Non mi viene in mente, comunque la mamma di Jane che mi faceva troppo, troppo ridere. Poi comunque è una bellissima donna, cioè proprio è il top come attrice. Un'altra ragazza che ho amato delle serie TV, non posso che dire Lizzie. Hilary Duff di Lizzie McGuire, cioè io ho amato tantissimo quella serie TV, tant'è che quando era venuta Hilary Duff, che aveva cominciato a cantare tutto quanto, ed era venuta in Piazza del Duomo, io sono andata in Piazza del Duomo perché dovevo vederla, ero andata con i miei amici e mi ricorderò sempre quella giornata bellissima, comunque Lizzie io l'amavo. E invece personaggi che ho odiato, allora, personaggi maschili, io odio il primo che nomino, che è quello che più odio in assoluto, è Liam di Beautiful, cioè ha la faccia da scemo, cioè ha sempre quella faccia lì, tipo, cioè io non lo posso vedere, lo odio, 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 non lo posso proprio vedere. Poi, un altro personaggio che ho odiato delle serie TV, mi viene in mente, sapete chi? In 13 Reasons Why, quel ragazzo ricciolino che veniva bullizzato di qua e di là, non so perché non lo potevo vedere, proprio a pelle, proprio le crisi mi faceva venire, non lo potevo vedere proprio. E invece, due personaggi femminili che ho odiato. Allora, mi viene in mente subito Steffi di Beautiful sempre perché cioè, è peggio del prezzemolo, è sempre in mezzo, sempre in mezzo. Cioè, io che sono tipo
a favore di Hope e Liam insieme, nonostante odio Liam, lei è sempre in mezzo così. Ma sinceramente non mi vengono in mente altre ragazze che ho odiato delle serie TV. Vabbè, se proprio devo dirne una, non sopportavo Patty, del mondo di Patty. Cioè, mi faceva venire i nervi proprio, perché dicevo, ma sei bruttissima, sei super antipatica e proprio tu ti vai a mettere con quel figo di Mattias. Cioè, come osi? Mattias è solo di Antonella, tesoro. Ora, andiamo avanti. Allora, 4. La serie TV più romantica che hai visto. Per me, una delle più romantiche è Beautiful. No, scherzo. Una delle più romantiche che ho visto è Jane the Virgin, cioè quella storia d'amore stupenda, secondo me, tra Jane e Raphael. Cioè, io mi piaceva sia la coppia Jane e Raphael che Jane e Michael. Tutte e due le coppie mi piacevano, però Jane e Raphael erano la mia preferita. 5. Quale personaggio di serie TV avresti voluto essere? Allora, se devo proprio dire chi proprio vorrei essere, io vorrei essere tantissimo Annalise Keating, cioè una donna così forte che comunque non gli interessa niente se tutti sono contro di lei, se nessuno è dalla sua parte. Lei lotta per i suoi diritti, per quello che è giusto per lei. È una serie TV che proprio ho amato tantissimo. How to Get Away with Murder. Però, appunto, a me personaggi femminili di quella serie TV mi piacevano tutti, però Annalise Keating era la mia preferita in assoluto. E invece, quale personaggio di serie TV avresti non voluto essere? Non avresti voluto essere? Allora, in questo caso, anche se è la mia serie TV preferita, cioè una delle mie serie TV preferite, Jane the Virgin, non sarei mai voluta essere Jane. Cioè, vi rendete conto che questa ragazza è andata per una, cioè lei era vergine, è andata per una visita ginecologica e cosa succede? Fa la visita, invece gli fanno questa puntura praticamente e lei rimane incinta. Cioè, in poche parole, la ginecologa, che era la sorella di Raphael, che era triste perché la sua fidanzata l'aveva appena mollata, cosa ha fatto? Doveva inseminare la fidanzata di Raphael e fare una visita ginecologica a Jane. E invece cosa ha fatto? Ha invertito le cose, quindi ha fatto la puntura di la puntura per rimanere incinta a Jane, che non c'entrava niente, e alla fidanzata gli voleva fare una visita ginecologica. Infatti poi si è resa conto e da lì nasce il tira e molla, che quello avrei voluto farlo molto, cioè mi sarei prestata al suo posto per essere contesa tra Michael, un poliziotto bellissimo biondo, e Raffaele, un imprenditore di un hotel stupendo. E sì, diciamo che era bello anche l'hotel, perché stupendo mi riferiva a lui, ovviamente. E quindi diciamo che avrei voluto essere Jane, ma non avrei voluto essere Jane. Non so se capite la cosa. Domanda numero 7, di già. Due serie TV famose che non guardi proprio. Allora, Suburra non mi piace. Cioè, so che tutti l'avete guardata, è bellissima, a me non piace. Cioè, a me le serie TV così proprio non mi piacciono. Un'altra serie TV che non ho visto. Allora, vorrei guardare questa serie TV. So che sto aspettando che il mio fidanzato si finisce di guardare, cioè dobbiamo ancora guardare insieme la quinta stagione di La Casa di Carta per poi incominciare Vis-à-vis. Quindi non ho visto Vis-à-vis perché non mi piace, non ho visto Vis-à-vis perché devo aspettare a lui, però stay tuned, perché anche se lui non ha ancora finito di vedere La Casa di Carta, io incomincio a vedere Vis-à-vis oggi. Ah. Domanda numero 8. I tre uomini più belli delle tue serie TV preferite. Tre, solo tre. Raphael, era bellissimo, di Jane the Virgin. Poi Lucifer, io amo Lucifer Morningstar. E poi di Riverdale mi piaceva Cole Sprouse. Cole Sprouse, mi sembra che si chiama. Cioè, che poi tra l'altro
È uno di Zack e Cody, non so adesso quale, però è diventato grande, quindi è diventato un bel maschione con i capelli neri, cioè anche lui è bellissimo. Potrei anche stare qui a nominare tipo Damon e l'altro fratello che non mi ricordo il nome di The Vampire Diaries, cioè potrei nominare anche tutti quelli di Elite che a me piacciono tantissimo. Potrei stare qui a fare tipo la lista della spesa, però non mi sembra il caso. Amore, ti amo. Poi, tre donne più belle delle serie TV tue preferite. Allora, a me piace tantissimo il Detective Decker, mi sembra che si chiama, di Lucifer, cioè è stupenda. Poi, in How to Get Away with Murder, mi piace molto, non mi ricordo il nome, come si chiama, la ragazza di colore, non mi ricordo come si chiama. Come si chiamava? Non mi ricordo. Poi un'altra ragazza che mi piace tantissimo, vabbè, a me piace tantissimo Hope Logan, cioè è bellissima, bionda, con gli occhi azzurri, cioè è stupenda. Andiamo avanti. Ah, e non Hope Logan, quella che c'è adesso, quella che c'era prima, l'originale, non quella contraffatta. Comunque, le tue serie preferite di sempre, tutte. Allora, Lucifer, The Vampire Diaries, Elite, Riverdale, Jane the Virgin, How to Get Away with Murder. Queste due che sto guardando adesso, che sono Modern Family e Friends, mi piacciono tantissimo. Ah, tra l'altro, tra le donne più belle delle serie TV, io nominerei anche, come si chiama? In Modern Family, la fidanzata del vecchio, cioè la nuova moglie del vecchio, è bellissima. Comunque, dicevamo. Cioè, a me piacciono tutte le serie TV. Allora, io non sono una che tipo dice questa serie TV è famosa. Ah, cioè, che poi adesso man mano mi ricollego nelle vecchie domande. Nelle serie TV che proprio non ho guardato, metto anche Stranger Things. Non mi piace. Cioè, tutti quanti ne parlano che è bellissima. A me non piace. Cioè, ho provato a vedere la prima puntata. In realtà, ho visto tipo i primi 2 minuti, poi ho detto, l'ho staccato. Quindi, 11, come, dove e quando preferisci guardare le tue serie? Allora, per me il giorno perfetto per guardare serie TV è nuvoloso, cioè non nuvoloso, anzi, diluvio universale, candele accese, pile, come si dice? Cioè la copertina sopra, sul divano aperto, mangiando popcorn con una tisana calda o qualcos'altro da bere, quindi bella rispapalanzata, rilassata sul divano con la luce spenta e le candele accese. Quello è un giorno stupendo per guardare i film e le serie TV. Soprattutto le serie TV mi piace guardarle alla sera. Allora, 12, quale serie ormai finita vorresti che ricominciasse? Allora, io vorrei tanto che ricominciasse Jane the Virgin con qualche altro colpo di scena del tipo che poi Michael scopre di essere di nuovo innamorato di Jane e fa di tutto per riconquistarla. Allora Jane non è sposata con Raffaele, ma non sa cosa fare, però poi scopre di essere incinta. È tutto tipo beautiful, ecco. 13, serie preferita in corso. Ve l'ho detto, ne sto guardando due, mi piacciono tantissimo tutte e due, quindi direi sia Friends che Modern Family. 14, ship preferita, quindi coppia preferita. Hope Logan e Liam. Connor e Oliver di How to Get Away with Murder. Lucifer e la detective Decker. Poi Raphael e Jane, cioè ne ho 3.000 preferite. Ship che proprio non sopporti, Liam e Steffi. Poi avete presente appunto Patty con, cioè Patty del mondo di Patty con Mattias, non potevo vederli insieme. Ah, tra l'altro tra le ragazze che mi piacevano tantissimo c'era Giusy del mondo di Patty, che era stupenda secondo me. Poi andiamo avanti con le domande. Domanda numero 16. La cancellazione che ti ha spezzato il cuore. Non saprei, forse l'unica cosa che dico che avrei voluto che. Però non so se fa parte proprio di serie TV. No, non fa parte delle serie TV Harry Potter. Comunque avrei voluto che Harry Potter durasse di più. Però altre serie TV cancellate non mi vengono in mente.
17. Serie che stai aspettando più, con più trepidazione. Il finale di Lucifer. Cioè, io non vedo l'ora che esca il finale di Lucifer. Sarò già lì con gli occhi incollati alla TV a guardarmelo. Non vedo l'ora che esce. 18. La serie che ti ha cambiato la vita. Ma non c'è una vera e propria serie che, tipo, ho visto gli attori fare una determinata cosa, ho detto incomincio anche io e mi ha cambiato la vita. Sinceramente, non... nessuna. 19. Preferisci guardare le serie quando sono finite o settimana per settimana? Quando sono finite, cioè io non riesco ad aspettare un'intera settimana per vedere l'episodio dopo, perché poi quando aspetto quella puntata, penso già che devo aspettare un'altra settimana per le puntate dopo. Cioè, settimana per settimana mi piace più tipo i programmi televisivi, tipo, però solo quelli di cucina guardo io, tipo, quindi MasterChef e Bake Off. Cioè, però tipo nelle serie TV non mi piace stare ad aspettare, io voglio che tipo la serie TV sia finita e poi me la guardo tutta. Poi, 20. Serie per ridere. Jane the Virgin. 21. Serie per piangere. Ma non mi ricordo di aver mai pianto per una serie TV. Forse ho pianto soltanto per il finale di Jane the Virgin. No, di How to Get Away with Murder. Però per le altre serie TV non mi ricordo di aver mai pianto cose del genere, quindi. 22. Hai mai pianto per un episodio? Se sì, quale? Appunto, come stavo dicendo, ho pianto per l'ultimo episodio di How to Get Away with Murder, quando muore Annalise di vecchiaia, e c'è la. Come si chiama? La ragazza spagnola. Che è lì al funerale con il figlio, che è uguale al padre, quello che è morto, che adesso non mi viene in mente il nome, cioè è proprio uguale, identico. Cioè lì, non so, mi ha fatto un effetto e mi sono scoppiata a piangere. 23. A quale personaggio assomigli, a quale vorresti assomigliare? Ma secondo me mi attiro dietro e assomiglio un po' al Patty del mondo di Patty. Oppure anche ad Ugly Betty, se mi vedo molto molto brutta. E vorrei assomigliare ad Annalise Keating, al Detective Decker, a, come si chiama, Meredith di Grey's Anatomy. Cioè, ci sono tantissime ragazze che vorrei assomigliare. Allora, serie che non riesco a guardare. Stranger Things. Non mi piace, cioè mi annoia, è una delle serie TV più noiose che esistono. So che molti di voi adesso si toglieranno l'iscrizione perché è la miglior serie TV che esiste, però a me non piace per niente proprio. E perché la detesti? Perché è una serie stupida, cioè di cose inventate che. Boh, cioè, vabbè che comunque tutte le serie sono cose inventate, mica sono storie vere. Però nel senso non mi piace. Biciclette che volano, ma solo nei TV volano le biciclette, forse non hai capito. Poi. 25. Serie TV per riflettere. Allora, direi How to Get Away with Murder, perché comunque c'è Annalise che ha cercato di metterla nel di dietro a Nate, facendo andare in carcere lui al posto degli altri per l'uccisione di suo marito. E poi dopo, alla fine, cosa succede? Che lei si ritrova da sola, che tutti quanti la vogliono uccidere, quindi direi un po' quella. Cioè, come dire. Stai attenta a ciò che fai agli altri perché poi viene fatto anche a te, giusto per questa cosa. Poi, 26. Qual è la serie che hai abbandonato? Ma sinceramente nessuno, anzi no, ho dovuto abbandonare La Casa di Carta. Sono arrivata alla quarta stagione, volevo vedermi la quinta stagione, però Michele mi ha detto che non posso vedermela senza di lui, quindi sto aspettando i suoi comodi. E purtroppo ho dovuto abbandonare quella, però penso di ricominciarla presto e ignorare Michele. Questo è tutto per oggi, siete tutte quante taggate e soprattutto sono taggate Elisa My Style, Scarlett 81, Betty 82, Melanie Home Beauty, Carmen Petrini, un po' tutte siete taggate. Se guardate le serie TV e vi piacciono tantissimo, dovete mettere qua quello che rispondete voi oppure fare un video in cui rispondete voi alle domande.
Io adesso vi saluto. Come avete notato, oggi sto facendo un bel po' di video perché purtroppo sono sola perché Michele è andato a Roma e quindi sto facendo un bel po' di video così almeno non lo abbandono durante la settimana perché devo filmare. Mi preparo già i video e poi li caricherò più avanti. E quindi adesso sto pensando anche di fare il video, quello sul mio amico peloso, quindi vado subito a prendere Trilli che sarà super contraria però deve farlo. E quindi basta, io vi mando un bacio e ci vediamo domani con un altro video. Iscrivetevi e rispondete al tag.